Dal 22 al 24 settembre torna Montorio Alvomano la quarta edizione della festa di San Gabriele. Come si svolgerà questa iniziativa? Sì, allora iniziamo da venerdì 22 con il passaggio della, della statua per, la, per le vie della, della, del nostro quartiere. Eh, la festa vera e propria inizierà il sabato pomeriggio con la processione classica e poi con i giochi di una volta per la via. Eh, saranno allietati dalla presenza di Stellina, di gruppi musicali della zona, in più nella serata ci sarà lo spettacolo teatrale della Compagnia dei Folli, che è uno spettacolo itinerante lungo la via. Eh, per quanto riguarda la domenica poi ci sarà il torneo di calcio balilla umano che avrà la sua seconda edizione, ci saranno giochi eh, sempre lungo la via, ne dico alcuni in particolare, tipo la gara di Ula Opp, la gara dei palleggi, ci saranno... Mh, ci sarà la gara degli spaghetti e in più ci sarà la presenza dell'associazione dell San, Rustico, San Rustico che presenterà dei giochi di una volta, eh, fatti interamente a mano e saranno resi disponibili e dimostrativi per, per chi volesse partecipare. Lei parlava anche di una biciclettata. Sì, la domenica a pranzo ci sarà il passaggio innanzitutto delle 500, c'è cioè un raduno e avranno un passaggio, una, e sosterranno per un'ora nella via e allo stesso tempo ci sarà l'arrivo della biciclettata, la classica biciclettata che puntualmente ogni anno verrà fatta a Montorio e per la prima volta avrà il suo arrivo nella nostra via. La festa di San Gabriele segna l'avvio del cartellone di eventi autunnali messi in campo dall'amministrazione comunale. Sì, continua quello che è il cartellone poi generale di tutto l'anno che si chiama Quattro stagioni e dopo aver superato le altre fasi adesso entriamo in quella del, dell'autunno. Inizia con questa manifestazione per noi importante perché è ricominciata praticamente eh, da qualche anno, quindi continua e questo è molto positivo. Tra l'altro, andando un po' a, a, a riconoscere quello che, che è stato un avvenimento del passato, ovvero il passaggio proprio di San Gabriele a Montorio Alvomano nel 1859. Eh, lo racconta l'arciprete Don Fioravante da Scagno, e questa è, è, è diciamo, la, la, la parte culturale che ci interessa, religioso-culturale, perché eh, questa festa avviene non perché eh, parliamo solo del santo inteso come eh, patrono dell'Abruzzo, ma perché proprio San Gabriele ha attraversato Montorio nel 1859 per arrivare poi a, a Isola. E quindi diciamo che questa manifestazione ha anche un'accezione storico-culturale e religiosa che, che va sicuramente a rinforzare quella che è la, la manifestazione stessa.